iscritti sulla situazione del mercato nostro, io vi comunico che in questo momento non ci sono condizioni per poter svolgere nessun tipo di operazione di mercato, quindi né in entrata né in uscita. Quindi in questo momento la squadra è questa e siamo ben felici di questo. Chiaramente, come diciamo da sempre, il mercato bisogna studiarlo sempre, vigilarlo, stare attenti, siamo contenti, non neghiamo l'interesse di qualche società per qualcuno dei nostri giocatori, però ripeto, in questo momento non ci sono condizioni di nessun tipo per poter svolgere, per poter fare qualcosa. Posso solo dirvi che sono nero e non sono mai stato così nero, si vede anche dalla faccia, perché purtroppo abbiamo buttato via, è ingeneroso, ho perso l'ennesima occasione, sono andato a rivedere il nostro campionato, ma non è che ci voleva poi chissà cosa per rivederlo, abbiamo fatto 8 partite giocate al photo finish, ne abbiamo perse solo 2, è evidente che... Vinto solo due, è evidente che abbiamo, che quindi quando conta ci manca qualcosina. Sicuramente io faccio i miei errori, e purtroppo li farò ancora, cerco di starci attento, qualche giocatore fa qualche errore, ovviamente non voluto, però vi faccio l'esempio della squadra rivelazione, ma è un esempio, la squadra rivelazione del campionato, che forse è Brindisi o comunque è una delle rivelazioni del campionato, ha vinto 6 partite di 1, di 2 o di 3, non ne abbiamo perse 6 di 1, di 2 o di 3. Quindi non che noi, sto dicendo, noi siamo forti come Brindisi e dovevamo essere primi, assolutamente, però se magari un paio di queste 6 le avevi prese, adesso io non ero davanti a voi a fare la figura dello scemo, come so che sto facendo, perché fa parte del gioco, e come giustamente magari tanti tifosi penseranno che sono inadeguato, perché a me non mi piace nascondere la testa sotto la sabbia, ripeto, devo stare attento a non fare errori come devono fare tutti gli allenatori. Però vedendo anche la partita con Brindisi, è nera solo la classifica, perché non è così nera, perché una squadra che non gioca, una squadra che magari non è allenata, non fa la partita che ha fatto con Brindisi dopo la serie di sconfitte che ha avuto e dopo tutti i guai che ha avuto, insomma. Non è una giustificazione a niente, cerco di fare una constatazione dei fatti. Poi ovvio che dobbiamo fare dei punti, se no parliamo di niente. Come hanno assorbito invece i giocatori dell'ultima botta? Cosa hai visto? Mi sembra che l'abbiano assorbita bene. Credo che tutti nello spogliatoio condividiamo poi le parole che ho letto stamattina nell'intervista di Elisabetta, di Trasolini, perché effettivamente abbiamo fatto tra di noi un discorso di questo tipo. È vero, siamo inesperti, è vero, siamo corti, è vero, siamo brutti, è vero, siamo allenati male, ma spesso ce le giochiamo. Poi per inesperienza, per sfortuna, per sfiga, le perdiamo, continuiamo così che qualcuna la vinceremo. Cioè la squadra c'è, la squadra è compatta con tutti i suoi limiti.